Allora, buongiorno a tutti, dovremo fare l'elenco di tutti i presenti, naturalmente siamo alla presentazione della stagione del Beach Soccer 22, chiamiamolo 2022 effettivamente perché il Beach Soccer ha la fortuna di giocarsi soltanto in estate, o quantomeno in estate. Intanto presento il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, buongiorno presidente. Buongiorno. Roberto Desini, coordinatore dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti e poi abbiamo in remoto... E speriamo di non averli più in remoto prossimamente perché vorrà dire sarà un'ottima notizia. Flavio Antonacci, responsabile regionale Beach Soccer Abruzzo, Mario Giuffrida, responsabile Aria Eventi, Ferdinando Alfì, assessore allo sport di Cerro Marina, Massimo Moretti, presidente Viareggio Beach Soccer, Alessandro Marosa, vice sindaco e assessore dello sport di città Lignano Sabbedoro, che è lì che saluta e ha tutto il mare dietro la spiaggia meravigliosa, e Andrea Floris, assessore allo sport comune di Cagliari. Anche lui, devo dire, che si trova in una buona collocazione. È al poeto che è anche meglio da sotto certi aspetti. Allora, io direi di partire con questa clip, il racconto dell'ultimo campionato, dura 1 minuto e 47 secondi, campionato 2021. Ricordiamo che lo scorso anno la stagione si articolò in 4 tappe e quest'anno, presidente, sono 7. E anche questa è una buona notizia. Ottima. Però non sia così sintetico. Ottima perché... Proviamo a tornare alla normalità, nel 2020 non si è potuto fare nulla, nel 2021 quattro tappe, adesso 7 tappe e quindi è importante insieme alla conferma dell'Under 20, del campionato femminile, della Coppa Italia femminile e quindi come tale si articola un'attività migliore, più significativa rispetto agli anni passati nella auspicata normalità. Ecco che direi che il termine, abbiamo sostenibilità e normalità, ormai sono i termini che utilizziamo. Desini, hai qualcosa di particolare, di convincente da dirci? No, è convincente, come diceva il Presidente, è una lunga stagione, inizieremo il 2 di giugno, si protrarrà sino al 7 di agosto, abbiamo introdotto alcune novità importanti nel format del campionato, per la prima volta faremo la Coppa Italia femminile e poi c'è una grande novità che nel corso delle Final Eight che si terranno a Cagliari ci sarà l'introduzione dei play-off, play-out tra la pool promozione e la pool scudetto per rendere sempre più avvincente il campionato sino all'ultima giornata. Ecco, vorrei evitare le preoccupazioni per gli atleti perché il pallone non è in ceramica, questo è un pallone regolare, normale, bellissimo perché arancione e blu sono anche i miei colori. Bene, allora io direi di partire proprio col racconto dell'ultimo campionato e poi un po' di interazioni, vari cartelli e parleremo naturalmente con i nostri ospiti. Partiamo con il film del campionato. Abbiamo visto evoluzioni rovesciate perché il controllo sulla sabbia è praticamente è traditrice, impossibile fondamentalmente. Quindi è chiaro che devono alzare il pallone. Io nel mio passato di calciatore ho giocato addirittura con Maradona a Beach Soccer, sì, questo a Cervia,
e ho sbagliato un gol incredibile, però tanta sabbia negli occhi del portiere. Sì. Questo lo ricordo perfettamente.